Capobassone. Agagagagra. Gentili telespettatori, ben ritrovati qui sul canale del Capobastone, l'unico canale che fa gameplay, informazione, notizie, recensioni, live stream ed è un portatore della figa depilata, amante della figa depilata. Siamo qui oggi per raccontarvi una storia molto molto triste. Guardate questa foto. Questa foto è la foto di un pacco contenente un sacco di giochi del Super Nintendo che è misteriosamente scomparso. Dov'è? 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 Chi lo sa dov'è? Andiamo a vedere quello che è successo. Ecco la triste storia. Quella che sto per raccontarvi è la storia di Biu, un ragazzo appassionato di giochi retro del Super Nintendo che aveva un progetto molto ambizioso in mente, anche molto bello, quello di creare un'intera collezione virtuale e archiviare la più grande raccolta di giochi Nintendo mai vista al mondo. La sua idea era quella di prendere i giochi in formato cartuccia, renderizzarli in formato digitale e metterli in una collezione. Progetto molto bello. E questo ragazzo spiega appunto quello che aveva in mente di fare e dice: ho acquistato tutti i 725 titoli del Super Nintendo venduti negli Stati Uniti, il che mi è costato oltre $10,000. Dopo aver archiviato in digitale questo set, l'ho venduto e utilizzando il ricavato più altri $10,000 in più, ho acquistato tutti i 1450 titoli distribuiti in Giappone. Perfetto, no? Un titolo veramente una cosa pazzesca, un progetto allucinante. E il passo successivo sarebbe stato quello di archiviare tutti i giochi provenienti dalle regioni PAL, che non sarebbero le regioni delle mie palle sudate, ma sarebbero Asia, Africa, Europa, Sud America e Oceania. Ma Biu era corto di soldi perché ha speso più di $20,000 per fare questo progetto e non aveva più big money. In suo aiuto arriva un certo Smart Human, un collezionista europeo che si offre di spedirgli tutti i giochi per Nintendo in maniera totalmente gratuita, a gruppi di 100 poco alla volta, per far sì che il progetto venisse al mondo, venisse alla luce, per poi rimandarglieli via posta. Insomma, spieghiamo bene, Smart Human mandava 100 giochi a questo Biu li renderizzava in virtuale, li metteva in digitale e rispediva il pacco con tutte le cartucce, mantenendo ovviamente la copia in digitale. Smart Human e Biu avviano così una collaborazione. La prima spedizione andò liscia e il processo durò complessivamente 10 giorni. Il pacco arrivò in orario, Biu fece la sua copia in digitale di ogni titolo, ricordiamo 100 titoli, e rispedì il tutto in 10 giorni. Operazione perfetta, ma poi accade l'irreparabile. Il secondo set sparisce nel nulla. Biu racconta: il 5 gennaio mi sono stati inviati 100 titoli PAL. Il servizio postale degli Stati Uniti ha rubato o smarrito il pacco. Molto probabilmente la prima opzione, quindi Biu è convinto che le poste americane abbiano arrubato questo pacco. Magari hanno visto che era un'intera collezione di giochi Super Nintendo, avranno visto che era di valore veramente elevato, $10,000, e quindi hanno pensato di arrubare. Biu ha affermato di aver fatto tutto il possibile per rintracciare questo set, questo pacco, chiamando più e più volte il servizio postale e visitando l'ufficio locale dell'Ohio di persona. Ha anche contattato i suoi amici di Jersey City, dove il pacco si sarebbe improvvisamente fermato. Quindi il pacco a Jersey City si è inspiegabilmente fermato. Stando alle informazioni relative alla tracciabilità, hanno visto che appunto questo pacco era fermo a Jersey City e si sono domandati: come mai si è fermato a Jersey City? Come mai non doveva arrivare lì? Quindi come mai?
sconfitto e amareggiato, Biu ha affermato: una cosa è certa, il mio progetto di archivazione non continuerà comunque vada. Quindi lui ha perso ovviamente tutto l'entusiasmo di fare questa cosa, perché ha detto: cazzo, se il pacco che è diretto a me è stato arrubato, trafugato e inculato dalle poste stesse, che dovrebbero garantire un'efficacia nel servizio impeccabile, io come faccio ad andare avanti? Non posso permettermi di perdere pacchi di questo enorme valore, di valore quasi inestimabile, perché va bene il valore monetario di $10,000 che si può anche risarcire, ma il valore affettivo e il valore di quelle cartucce sono inestimabili. Qui stiamo parlando di cartucce veramente elevate. Allora, il pacco che aveva inviato Smart Human conteneva 100 giochi PAL dal valore di $7,500-$10,000. I più costosi erano questi, sentite: Castlevania 4, Castlevania Vampire Kiss, First Samurai, The Fireman, Demon Crest, Mega Man 7, Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3, Ninja Warriors e Incantation. Quindi titoli allucinanti tipo Castlevania e Mega Man sono robe di valore inestimabile. Adesso spera di ritrovare questo pacco, Biu, per restituirlo al proprietario, altrimenti ha affermato di volerlo rimborsare completamente, mettendo da parte soldi dai suoi stipendi, poco alla volta, piano piano. Ci ha tenuto comunque a precisare: il donatore, cioè Smart Human, non ha mai chiesto il rimborso in caso di smarrimento. È una mia decisione, altrimenti non riuscirei a convivere con me stesso. Quindi si è ritrovato Biu a dover pagare per uno delle poste che si è inculato il pacco. Capito che roba? Capito che roba? Cioè, una cosa allucinante, una cosa pazzesca. Viene perso un pacco con giochi Super Nintendo ultra rari di valore inestimabile. Basta, sono spariti. A Jersey City sono spariti. Puff, spariti. E ovviamente qualcuno se li è arrubati. Qualcuno se li è inculati. Chi? Non si sa, non si sa. E Biu offre appunto una ricompensa in denaro a chiunque dovesse individuare il pacco. Ma ovviamente è una cosa praticamente che impossibile, che non potrà mai accadere, perché il pacco è stato rubato. Quindi quel pacco, ragazzi, è già nella cantina di qualche figlio di puttana con la mamma zoccola che se l'è inculato. Quindi questa è una cosa impossibile, ritrovare quel pacco. Per fortuna si può ancora appellare al fatto del rimborso via poste, perché se le poste smarriscono un pacco che era assegnato a loro, ha comunque almeno la possibilità del rimborso. E qui si può vedere. Però comunque le cartucce sono state perdute per sempre. Questa è la cosa più grave, il valore affettivo di quelle cartucce, perché Smart Human potrebbe anche averle collezionate in anni e anni di ricerche ossessive, pagandole fior fior di soldi, quindi non si sa mai. Ad ogni modo, il progetto purtroppo è terminato per sempre. Io voglio dire due cose riguardo questa faccenda. Secondo me tutta questa cosa è una cosa vergognosa. Perché è vergognosa? Perché le poste che smarriscono un pacco, soprattutto un pacco di tale importanza, sia come soldi che come valore affettivo, è una cosa vergognosa, intollerabile. Bisognerebbe licenziare tutto il personale che c'è alle poste lì. Tutto, perché non è possibile. Quando il pacco arriva a Jersey City, io voglio capire dove cazzo è arrivato quel pacco. Cioè, si può ancora capire chi è stato. È ovvio, perché, scusate un attimo, allora, se il pacco viene smarrito mentre è su un furgone, si sa dove va quel pacco. Cioè, la tracciabilità del pacco è chiara. Si sa a chi viene dato, si sa a chi viene ricevuto. Cioè, il corriere che lo porta da una posta all'altra, si sa qual è, numerato. La posta che prende il pacco dal corriere firmando, si sa. Quindi qualcuno lì dentro se l'è arrubato, se l'è inculato. E la cosa è molto grave, perché altri pacchi potrebbero fare la stessa fine. Quindi io mi chiedo: come mai nessuno riesce a trovare questo pacco? Dove è finito questo pacco? Se voi l'avete visto, contattatemi subito,
scrivetemi qua sotto nei commenti dove cazzo è finito sto pacco. E niente, purtroppo questa cosa è andata a puttane per colpa dei soliti figli di puttana che non hanno rispetto per niente e nessuno, neanche del lavoro degli altri. E mi dispiace che a prenderlo in culo è stato uno che aveva un progetto molto valido come PU e Smart Human, che ha messo a disposizione le sue cartucce molto rare che ha perduto purtroppo per sempre. E questa cosa mi fa incazzare! Mi fa incazzare come una bestia. Bene, ora vi saluto, un bacino sulla figa delle vostre sorelline in calore e ci ribecchiamo al prossimo video.